Episodio ho ricevuto dei commenti veramente di livello superiore rispetto all'altra volta. Tra l'altro ho ricevuto tantissimi consigli per il mercato e un giocatore su tutti è stato nominato più e più volte da voi. Andiamo subito a cercarlo e a chiedere informazioni perché Gray del Leicester City potrebbe essere l'uomo in più... Oddio, forse ho sbagliato a scriverlo. Facciamo che lo cerchiamo da qua, probabilmente si scriveva con la A invece che con la E. Andiamo a vedere se lo troviamo. Oddio, ma tu chi sei? Vabbè, ma io lo voglio. Esattamente, si scriveva con la A e mostra un ottimo potenziale e tantissimi mi avete chiesto di chiedere informazioni per poterlo aggiungere alla nostra rosa e noi lo facciamo alla grande. E comunque continuate a scrivere qui sotto nei commenti tanti suggerimenti al mercato dato che presto saremo nella sessione invernale. Non abbiamo tanti soldi e quindi dobbiamo inventarci dei prestiti e soprattutto dei moduli. Mi avete dato anche una bella idea su come schierare la mia squadra. Escono Patrick e Paconate perché si passa al 3-5-2. E questa è la formazione che voglio provare. Felipe, Salomon, Vicari, Viviani, Grassi, Musonda, Quagliarella, Lazzari, Cutrone e Boriello. È molto offensiva e molto difensiva allo stesso tempo. Tutti e tre insieme, insieme anche agli esterni e a Grassi e a Viviani. Mi avete chiesto tra l'altro di non aumentare, anzi di non abbassare la difficoltà nuovamente a campione, ma di rimanere leggenda, perché nonostante potrebbe essere comunque meno divertente, sicuramente è molto più realistica. Io non so perché voi vogliate le carriere realistiche, io di solito tendo sempre a volere uscire dalla realtà, evadere, scappare, ma a quanto pare a voi vi piace così, quindi proviamo a fare una cosa del genere. Spalla leggenda con il 3-5-2, con tutti i nostri attaccanti in casa contro il Chievo. Anzi, in trasferta a quanto pare, mi sono sbagliato a leggere. La nostra divisa nera contro la loro divisa gialla. Tutti gli uomini che abbiamo scelto sono in super forma. Salomon, se sbaglio un altro gol al 90esimo come l'ultima partita, io ti eviro. Non sto neanche qua a ripetermi di quanto possa essere importante questa partita, perché stiamo perdendo veramente troppi treni decisivi. Quindi le altre, quelle davanti, stanno scappando e da dietro ci stanno venendo a prendere. Il Chievo potrebbe essere la squadra giusta per farci ritrovare la condizione e soprattutto la mentalità per tornare a vincere le partite. Con il tacco, attenzione, Boriello si gira, bellissima palla, a cercare l'inserimento del nostro esterno, che era Lazzari. Musonda, triangolo, e poi ricominciamo, dobbiamo fare andare bene l'azione. Grassi, si appoggia subito a Quagliarella, il nostro uomo, il nostro faro là davanti, quello in grado di accendere la lampadina. Cutrone, bellissima sponda per l'inserimento di Musonda, che adesso è entrato in area, può mettere il pallone Charlie, la mette dietro, calcio d'angolo, si stava buttando Quagliarella. Bravissimo Salomon che recupera un gran pallone. Quagliarella, la verticalizzazione su Cutrone che gioca sempre più avanzato. Boriello chiede l'1-2. Ancora Cutrone, ancora Boriello con il tacco. Gliela serve e Patrick riesce ad andare prima di Sorrentino, ma il pallone non entra in porta. Bellissime azioni costruite, 1-2 cercati. Musonda può crossare, lo mette sul secondo palo per Lazzari di testa, prende il palo, ancora Lazzari e c'è il gol. E non ci volevo credere perché ha fatto un giro stranissimo, ma gli esterni sono super efficienti. Musonda la crossa, guardatelo, boom, sul secondo palo, bellissimo. Lazzari, prima Sorrentino, poi il palo, e poi Lazzari cingischia col pallone, ma riesce a buttarlo dentro, come in occasione del gol dell'1-0. Non mi ricordo se con la Lazio o col Sassuolo, ma non è importante, l'importante è andare in vantaggio, anche con il nuovo modulo, soprattutto con due giocatori che abbiamo schierato in ruoli che forse non gli appartengono neanche così tanto, almeno Lazzari sì, ma Musonda lì non si sa. Ancora Musonda, largo da Cutrone che adesso va a prendere spazio. Attenzione perché Quagliarella si butta dentro, Cutrone prova a servirlo molto bene. Quagliarella vede l'inserimento di Lazzari, prova a fare la doppietta, invece si appoggia a Boriello. Era bellissimo, un'azione costruita a manuale. La palla che è ancora qua, Boriello che si appoggia ancora a Lazzari, che va da Quagliarella, fuori da Grassi. Proviamo a ripartire larghi perché dobbiamo fargli male con gli esterni. Musonda, dentro così, per Cutrone, vede l'inserimento di Musonda, gliela ridà e poi Musonda la rimette dentro, ancora noi, Sorrentino la deve deviare, che assedio incredibile! Viene dalla bandierina, ancora Musonda che è efficace a fare il cross con rientrare, poi mette la palla lì per Patrick, calcio d'angolo! Sempre Lazzari Musonda, ormai questo è un binomio perfetto, ancora Musonda che vuole andare, rientra, è nel cuore dell'area, Musonda tira addirittura! Pucciarelli la vuole andare a prendere, ma Salomon è in super forma. Il centro della difesa si trova veramente a suo agio. Abbiamo trovato la sua dimensione. Quagliarella, Boriello, ancora lui, rientra e poi dentro la palla per Quagliarella. È bellissima, sempre questo taglio di Lazzari dietro la difesa. Ancora Lazzari, la mette per Cutrone, ci arriva Sorrentino. Musonda prova a tirare, murato. Sempre per Quagliarella che vuole accendere la luce. Attenzione perché si appoggia a Viviani. Verticalizzazione a cercare Cutrone. Musonda è sempre largo e aspetta. Boriello, Lazzari, no, chi è rimasto per terra? Chi si è fatto male? Chi si è fatto male? Ditemi che non è qualcosa di grave. Ditemi che non è Quagliarella.
Quagliarella è veramente un casino. Provo Rizzo, che forse per caratteristiche è più trequartista, però questa non ci voleva proprio. Ripartiamo, come se non fosse successo niente. Speriamo che Fabio possa tornare prima del previsto. Lazzari, dentro così, a cercare Boriello che la difende bene. Poi la scarica su Lazzari che arriva di tutta corsa. Attenzione perché Cutrone si propone. Ancora Lazzari, la vuol mettere. All'indietro per Cutrone, c'è Boriello, prova il tiro. E Cutrone la devia, non ci credo. L'ha stoppata come se fosse un difensore. Ha preso il tiro di Boriello e l'ha infilato lui. Ruba il gol a Marco, segna Patrick. Va benissimo così perché l'azione è bellissima. E questo gol lo dedichiamo a Fabio. Lazzari all'indietro per Cutrone. La palla che finisce Boriello, non ci pensa due volte, tira, Sorrentino va sulla deviazione, ma Cutrone fa stop e tira al volo, così come se nulla fosse, bellissimo 2-0. Musonda, dentro così, Rizzo, Boriello, ancora Rizzo, dentro, dietro per Musonda, Musonda in area, può stoppare, può tirare, che schifo Charlie. Mi avete detto che tiro poco, anche quando ne ho l'occasione, però se poi escono queste cose qua, forse è meglio passarla. Ancora Rizzo, dentro per Boriello, la protegge, e Lazzari come sempre puntualissimo sullo scarico, mettiamo il cross, e c'è il calcio d'angolo. Eccoci qua, ancora noi, Grassi, attenzione perché può entrare, serie di finte per Grassi che mantiene il possesso palla, c'è Musonda, la mette per Boriello sul secondo palo, con il mancino, l'appoggia in porta, il 3-0, a difficoltà leggenda, con il 3-5-2. Un po' di Conte, un po' di Ventura, speriamo meglio di Ventura, ma anche Marco Boriello si unisce alla festa, festeggia, dice di stare calmi, che lui è tornato e adesso è decisivo, prima l'assist, poi il gol, bellissimo Musonda, che la mette, secondo assist per lui e Boriello a giro, Sorrentino non ci può arrivare, ormai muore. Paloschi la tiene, poi bellissimo pallone per Musonda, adesso Paloschi può diventare anche lui importante, soprattutto con l'infortunio di Quagliarella. Ancora Musonda, la mette dietro, Viviani con la testa, prova a servire Boriello, siamo ancora qua, la palla nostra, Viviani, Rizzo, ancora Viviani, lo stop, non ci pensa due volte, becca l'ennesima traversa, proprio come nell'ultimo episodio della carriera, ancora Lazzari, che la sposta così. Ancora Musonda che prova a prendere spazio, prende il tempo al difensore che è cacciatore, non lo posso contenere. Musonda quando in forma è veramente straripante e si appoggia così. No, io non ci credo, non ho capito cos'è successo. Io ve lo giuro, non ho tirato. Ha fatto gol Paloschi, esulta lui, ma io non ho tirato. Io ho messo il pallone in mezzo e ha fatto tutto lui. Questo, e adesso mi metto a ridere perché lo dico, potrebbe essere uno dei misteri di FIFA, uno dei più grandi bug della storia di FIFA. Mamma mia, ci farei degli episodi speciali dedicati per far capire. No, ha fatto con Rizzo e poi Paloschi, due, doppia deviazione, tutto da solo. Mistero misteriosissimo di FIFA, programmatori che in realtà appartengono agli Illuminati, non si capisce bene cosa vogliono fare. Primo gol di Paloschi in Serie A, alla prima presenza. Direttore, per favore, finischiamo la fine di questa partita che voglio andare a giocare un'altra per capire se è stato un caso fortuito o meno. È finita 4-0 con anche il gol di Paloschigno, incredibile. Io voglio dire, secondo me abbiamo fatto una bella partita, poi guardateci voi. Non ci posso credere, 3 mesi per Fabio, 3 mesi per Quagliarella, tornerà a febbraio, dovremmo sicuramente andare sul mercato e inventarci qualcosa, perché 3 mesi è veramente qualcosa di grave, di lungo. C'è Bonazzoli, ma forse non mi conviene neanche portarmelo in realtà. Certo è che adesso la SPAL è quarta, pari alla Sampdoria, quindi virtualmente potrebbe essere addirittura terza. Il Napoli è a 5 punti, la Juve ormai è a 12. Giochiamo la partita con la Roma e anche questa qua si gioca in trasferta. Nostra divisa classica, la loro divisa classica, il nostro 3-5-2 e la nostra voglia di vincere. Sempre emozione giocare all'Olimpico, uno stadio veramente enorme, e mi piacerebbe allenare in una prossima carriera o la Roma o la Lazio. Fatemi magari sapere qui sotto nei commenti quale squadra preferite tra le due e possiamo pensarci, prendere in considerazione magari addirittura per questa seconda stagione con la SPAL, cambiare panchina, rimanere in Serie A e andare a guidare un'altra formazione. Rizzo dentro così per Musonda, che ha fatto i miracoli veramente con il Chievo. Boriello deve confermarsi, adesso senza Quagliarella diventa molto importante Marco Boriello, che vuole servire questo pallone a Lazzari e non è come col Chievo, ma Boriello prova il gol dell'ex. Ancora Musonda sul secondo palo, ci prova, è sempre Salomon che si mangia questi gol. Ancora così Rizzo per Lazzari, che questa volta ci arriva più veloce di tutti, la mette giù, il tiro, Lobont la viene a prendere Musonda, ma noi la mettiamo in mezzo questa volta, dove c'è Rizzo che prova il tiro fuori di così.
Borriello può allungare la squadra contro Juan Jesus, sicuramente non è un duello facile. Borriello ci prova, si impegna, vuole vincerlo. Ancora Borriello, aspetta l'inserimento di Lazzari, che è perfetto, puntuale, preciso. C'è Musonda, la stoppa, messo giù, calcio di rigore. Bravi ragazzi, così si può anche cadere. Non so chi sia, non ne ho idea, è Pellegrini probabilmente, esatto, il numero 7 della Roma. Causa il calcio di rigore, è Pellegrini, è stato un mio uomo veramente decisivo ed importante. Riaverlo alla SPAL sarebbe un sogno, ma impossibile probabilmente. Borriello prende il pallone, ma noi sappiamo che c'è un ragazzo che sta cercando di vincere la classifica cannonieri e sta sfidando Dybala, ed è Patrick Cutrone contro Lobont all'Olimpico di Roma. Prova il gol dell'1-0 e Cutrone sbaglia il rigore, lo tira addosso a Lobont. La palla però è ancora qua, Musonda la recupera, la vuole mettere dentro per Cutrone, ancora Musonda, ancora Cutrone. Risto recupera un gran pallone e allora c'è Borriello che la porta e poi la mette dentro per Risto, che si inserisce molto bene a tu per tu con Lobont. Risto, 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 Luca Risto, non ci posso credere. Trova il gol dell'1-0, si fa male Quagliarella, lo sostituisce lui e va a fare il gol importantissimo a Roma. Borriello lo lancia da trequartista, si sono praticamente invertiti i ruoli. Lo stop, l'aggancio, perfetto con il destro, la freddezza di infilare Lobont col mancino dove Cutrone aveva appena sbagliato il calcio di rigore. Maristo dice no, io l'1-0 lo voglio e va a baciare il palo. Sì, che è partito Lazzari, sì, che gliela diamo, bellissima palla nello spazio, ancora Lazzari, Lazzari, Lazzari! Ci ho provato, sono stato un pesce, ma ci ho provato. Lo sentivo, mi piaceva, poteva venire fuori qualcosa di fatto bene, e poi ancora Risto che si inserisce benissimo, e ci riprovo con lo scavino! E c'è la doppietta di Risto, e ce la fa con lo scavino! Al contrario di Lazzari, può esultare Risto, perché era partito titolare quest'anno, poi l'infortunio, è tornato che avevano cambiato modulo, non c'era più spazio per lui, ed è tornato nel momento giusto, quando si fa male invece Fabio Quagliarella, bellissima triangolazione, Cutrone, Borriello, e poi Risto, fa un gol da fenomeno! Viviani, Borriello, Cutrone, ancora Cutrone, sempre Cutrone, per Lazzari che fa un gran taglio, un gran inserimento, Lazzari la mette all'indietro per Musonda, lo stop, il tiro, ma che gol ha fatto! Che gol ha fatto! Ragioniamoci con calma, il 3-0, 3-0 spettacolare si è contenuto, perché se io faccio un gol così nella realtà muoio. Lo stop nell'area piccola, la spostata di un millimetro, Nainggolan lo insegue, non ce la fa a prenderlo, Nainggolan, non uno a caso, e poi una fucilata da lì al volo di mancino, grazie di esistere, terzo gol in Serie A per Charlie. Viviani, ancora Lazzari largo, loro lo serviamo, all'indietro per Risto, l'autore della doppietta che sta decidendo praticamente questa partita. Paloschi con il tacco a cercare Grassi, entra in area Grassi e c'è il gol del 4-0, non è il 3-2, ma è sempre apprezzatissimo il gol di Grassi, un giocatore che mi piace tantissimo. Mamma mia che bella azione, Risto, perfetto, l'appoggio di Paloschi addirittura con il tacco appena entrato, un gol e un assist in pochissimi minuti per Alberto Paloschi, e Grassi una fucilata col mancio. Dai, va a prendere Lobont. Adesso Manolas fa stabilmente il centravanti nella nostra area di rigore, quindi noi possiamo ripartire e giocare 2-1 con il difensore centrale. Ancora Paloschi che la porta larga per Lazzari, tanto erano tutti in attacco, tutti su a difendere, anzi a cercare il gol della bandiera del 4-1. Ancora noi, Lazzari all'indietro per Risto che sta staccato. Tanto è il 90esimo, siamo a Roma, ancora Meret se ne vuole andare, e poi la passa Mattiello appena entrato, Viviani, finisce qua, 4-0 al Chievo, 4-0 alla Roma. E un'altra super prestazione. La prossima partita sarà di Coppa Italia contro il Bologna, quindi nuovamente il derby emiliano, e noi ci serve andare avanti, almeno la Coppa Italia sarebbe bello arrivare perlomeno in finale con questa SPAL. Ma come sempre sarà nel prossimo episodio, e dopo una puntata come questa della carriera non vedo l'ora che arrivi il prossimo.